Bella a tutti ragazzi, rieccomi in questo nuovo video di Minecraft Hunger Games. Sta iniziando la partita, ma siamo su Solar Frost. Il ma non c'entrava niente. Guardate che hacker schifoso, maiale schifoso. L'avete già visto, no? Ecco. Ah, Dio santo, io non so che dire. Boh, pieno di hacker. Ci dovrebbe essere un anti-hack perché si sclera. Veramente, c'è troppa gente che usa hack. Ok, subito spada tattica. Andiamo a uccidere un po' di persone. Ce n'è uno con abbastanza punti. Quindi se riesco a uccidere, diciamo che è il mio mirino personale. Però prima, per essere un po', diciamo, non lasciarvi senza lotte, cominciamo ad uccidere qualcuno. Giusto per non lasciarvi senza lotte. Che tenero. Qualcuno mi ha colpito? No. Ok, dovete stare attenti là perché c'è la ragnatela e se cadete là dentro non potete più uscire. Quindi state molto attenti. Poi qua dentro ce n'è. L'hanno già presa. Non ci credo. Cioè non hanno preso questa, però hanno preso quella. Forse era vuota già di sua. Ok, qua sotto ce n'è uno. Mi sono indeciso se prenderlo o no. Ah no, dai, lasciamolo stare. Andiamo per la nostra strada. Mangia, mangia. Aspettate. Yes. Ok, vediamo se c'è ancora quello là, se non è morto. Sì, c'è. Ottimo, direi. Speriamo non sia messo bene, perché di solito quelli forti sono messi bene, quindi. Vabbè, io lo faccio per guadagnare un po' di punti perché in questi giorni non sto facendo molte vittorie. Ah, fuck. Non sto facendo molte vittorie, di conseguenza faccio un po' di difficoltà ora. Non so perché. Non faccio vittorie. C'è gente che ogni cavolo di volta fa team. Bla bla bla. Che bello che lo faccio anch'io, ma naturalmente dà fastidio, no? Se uno è da solo e gli arriva un team contro. O team oppure. Ma guardate, i team non è che sono proprio il problema principale. Sono le persone tipo gli Steve. Le persone che ti colpiscono. Ti colpiscono allo spawn. E non ti lasciano stare. Quelli sono il problema. Dovrebbero dare almeno 5-6 secondi di invincibilità. A parere mio. Ok. Questo qua era quello forte. Quindi se riesco. Sì. Bene. LOL. Prima, oh, allora, prima gli ho scritto, ti ricordi di me? Non mi ha risposto e mo ti sei beccato perché diciamo che ci ho combattuto un paio di volte con lui, non mi ha risposto, quindi ora si arrangia. Era settato, cioè era stato abbastanza bene di roba, tranne di armatura perché era messo decisamente male, ricordo quelle. Allora, Charino, no, in questa mappa Charino non è così importante perché c'è la neve. Però vabbè, deve stare sempre tra i primi. Ok, meno male che l'ho colpito velocemente perché con la spada in diamante poteva farmi fuori facilmente. Infatti sono rimasto con pochi cuori. Ok. Sti 100 punti easy. Fatti. Secondo me mi odia quello per averlo ucciso. Però vabbè. Capiscimi. Qua sotto c'è un altro, oddio, come lo piglio questo? No, non vado di là. Siamo in 4. Quindi, io lo sapevo che c'era un team. Ah no, non è un team, lol. Ah, non è un team, meno male. Vai di là, bravissimo, vai di là, che ti vengo a prendere. Vieni qui. Dove vai? Oddio, mi stavo bloccando. Bravissimo. Genio. Ok, scusate, l'ho dovuto tagliare, ma perché entrano i miei ogni volta in camera mi fanno innervosire, non vi immaginate neanche quanto. Vabbè, dai. Comunque ho ucciso quello là facilmente. Si era fermato a pigliare una chest. Vabbè, avete visto che si è fermato. Poi io ho dovuto tagliare. Oddio. Mamma mia. È più easy di così, che cosa c'è? Cioè,
Cioè, sono morti insieme. GG. Beh, ragazzi, molto facile questa partita. Spero vi sia piaciuta. È molto corta, ma cercherò, forse riesco a caricare un video più lungo. Cioè, caricherò un altro video. Quindi, boh, ci sentiamo col prossimo. Ciao, ciao.